Filippo Costanzo, imprenditore termitano, conosciutissimo, è un nuovo dirigente della Farma Più Currieri, la squadra di volley di Termini Imerese. Filippo, parliamo innanzitutto della tua attività imprenditore e poi naturalmente di questa nuova esperienza come dirigente della squadra di volley con ambizioni davvero grandi. Allora, buonasera a tutti. Io parto da una quindicina d'anni fa, dove inizio la mia attività imprenditoriale aprendo un primo punto vendita a Trabia, dove diciamo, iniziamo ad avere un buon riscontro imprenditoriale, dopodiché decidiamo di spostarci nella mia cittadina, perché io sono nato a Termini Imerese, quindi è la mia cittadina, posso permettermi di dire che è la mia cittadina, e apro un secondo punto vendita dove ovviamente ci andiamo a collocare come punto di riferimento per tutti i termitani. E ci siamo portati avanti, adesso siamo, diciamo, possiamo dire, un punto vendita abbastanza conosciuto, dove la gente riconosce noi, è un vero punto di forza. Ma passiamo adesso al discorso sportivo. Entri a far parte come dirigente di una società che ha davvero grosse ambizioni di salire in un campionato nazionale come quello di Serie B. Quale sarà il tuo supporto? Ma io penso che lo sport sia alla base di ogni famiglia, di ogni società, di ogni cittadina, quindi io credo fermamente nello sport. E cosa mi ha spinto ad entrare a far parte di questa società? Mi ha spinto il progetto, che è abbastanza importante, un progetto a cui io credo tantissimo, un progetto che ovviamente può portare lustro a tutti i termitani e può portare, diciamo, anche quella voglia ancora in più di quella che c'è fino adesso, per far sì che Termini possa essere conosciuta anche su altri ambienti, su altre società, su altre città. Quindi dobbiamo soprattutto riuscire a portare la pallavolo termitana ad alti livelli, perché la nostra Termini merita questo. Un tuo appello alla gente, all'amante, a chi ama e a chi non ama anche questo sport? Allora, io volevo invitare tutta la cittadinanza a supportarci e ad essere soprattutto numerosi per venirci a guardare. Noi da novembre inizieremo a giocare alle 18:30 e mi auspico che saremo numerosi per far sì che questi ragazzi possano veramente dare lustro alla pallavolo termitana. Un abbraccio e a presto. Continuiamo a conoscere i giocatori della Farma Più Currieri, la squadra di volley che quest'anno affronterà il campionato di Serie C maschile. Un ritorno al volley per Aurelio Armonium, ha giocato tante volte qui a Termini Imerese e quindi quest'anno è stato coinvolto a ritornare a giocare con la squadra termitana, che ha ambizioni bellissime per quanto riguarda il cammino in questo campionato di Serie C. Cosa ti ha spinto a ritornare a vivere questa esperienza pallavolistica? Beh, in effetti sono tanti anni che io non calco più i campi da pallavolo. L'ultimo campionato credo l'abbia disputato nel 2007-2008, è il caso volley che pensavo di aver concluso la mia carriera da pallavolista proprio insieme a Giuseppe La Rosa, che è una delle pedine più importanti del nostro gruppo. Ma sicuramente mi ha spinto a ritornare il legame affettivo che mi lega alla famiglia Iacona da tantissimo tempo, e in particolar modo col professore Iacona. Potrei dire che a livello sportivo sono un suo prodotto, ecco. E sicuramente il contributo importante che hanno dato gli sponsor quest'anno e l'organizzazione dirigenziale che sta dietro al nostro gruppo sono tutti elementi che mi hanno spinto a ritornare. E è chiaro che gli obiettivi sono importanti e sicuramente le candeline non sono dalla mia parte, considerando che a novembre ne spegnerò 42, ecco. Quindi i sacrifici a livello fisico, a livello mentale, sicuramente non saranno semplici. E poi riuscire a conciliare sport, impegni professionali e familiari sicuramente non sarà semplice, però la passione sicuramente porterà insomma, a superare tutto questo. Aurelio, la tua esperienza da libero sicuramente darà un supporto a questa squadra. Quali saranno, ecco, soprattutto le tue funzioni in questa squadra che punta sicuramente ai vertici del campionato?
Per certi versi il ruolo del libero può essere paragonato un po' a quello del portiere nel calcio. Così come nel calcio il portiere tocca pochissimi palloni, anche il libero fa lo stesso nella pallavolo, con la caratteristica che deve essere molto preciso e nello stesso tempo molto, molto esplosivo.